Ullala! Posso? Io continuo a ribadire che per essere un agnello è un profumo delicato. Ma anche adesso posso. Che mi hai tolto la voragine da sotto le narici. Che okay? Spettacolo, ragazzi. Mettiamoci subito d'accordo, ve lo dico a voi due. Il pezzo più grosso è il mio, ok? Perché? È perché sì. Perché sì? Ma lei dice che sì, lei dice no. No, se no non lo metto nel video, va bene? Ok, ci cancelli. Amici di Bracciami Ancora, oggi video diverso dal solito, siamo venuti in Lunigiana. Lunigiana è uno spicchio di terra tra la Toscana e la Liguria per raccontarvi la storia di Cinzia. Cinzia fa un lavoro particolare, ci farà assaggiare tante cose belle, ci racconterà tante cose interessanti. Secondo me è una storia molto italiana, molto legata al territorio, una storia fantastica che vogliamo portare qui sul canale. Allora, nello specifico noi siamo a Zeri. Zeri però è un comune molto particolare. Non siamo a Zeri. Zeri non esiste. Perché infatti Zeri non esiste. Se andate su Wikipedia, se googlate, ti dice che Zeri è un comune sparso. Praticamente è composto da una quindicina di frazioni, sì, non mi vorrei sì. sbagliare. Stiamo a Rossano. Rossano, gli abitanti ce ne sono? Una quindicina. Una quindicina. E Cinzia ci preparerà una tipica cena lunigianese, si dirà così. Lunigianese, si dirà così, e ci racconterà la sua storia. Andiamo a trovare e sono molto felice, guarda, di stare qui, sono molto felice di portarvi sul canale queste storie. La cottura è fica. Dove? Ma adesso ve la facciamo vedere. Cottura nei testi dell'agnello. Tanta roba. Venite in Lunigiana e volete mangiare l'agnello, si deve cucinare dentro ai testi. I testi sono questi pentoloni di ghisa, ho detto bene, che sono belli pesanti. Non sono pentoloni, no, sono forni. Forni. Allora, per far intendere la dimensione e il peso, fra là dietro ci stanno dei testi freddi, valli a prendere. Qui, ragazzi, in questo momento noi stiamo cucinando, cioè noi stiamo, Pino, amico di Cinzia, sta cucinando l'agnello per noi. Nel frattempo, Francesca è tornata, pesa? Ma io sono forte. Però pesa. Vuoi pesa. Provare? Fammi sentire. Uppla, saranno 7-8 kg. Pina da sotto. Ok. Pesa, eh? Pesa. Allora, questo secondo me saranno 9-10 kg. 9-10 kg. Ah, questo 12-13. Praticamente un testo intero. Sono 20 kg. Madonna quanto pesa. Wow! Ce la fai? Secondo me ce la fai. Prova. No, non ce la fai. Ce la fai. Ok. Lo posiamo qua. Beh, direi che pesa. Cucinare con i testi significa, ragazzi, sporcarsi le mani alla fine della serata, avere quel bel aroma di braci addosso. Però questo significa che per cucinare con i testi ci vuole tanta passione e tanto amore, giusto Pi? Senti, me lo apri il testo così vediamo l'agnello in cottura. Vediamo un po'. Apriamo. Tira su. Oh, meraviglia delle meraviglie. Qua dentro agnello di Zeri con le patate. Di okay. Zeri? Con le patate che penso, che penso siano proprio patate di qua. Aglio? Aglio, romarino, salvia, vino bianco. E vino bianco. E cottura lenta. Caro Pino, quant'è che tu cucini l'agnello nei testi? Circa una ventina. Vent'anni? Circa. Circa. Questa è una roba che si trova solo qua. Sì. Solo da queste parti. L'agnello sì. Ti emozioni quando cucini con quei sì, testi? È una passione, quindi. Questa è, non si può dire no, c'ha un fascino sto testo. C'è da dire una cosa, che noi li chiamiamo testi, sì. Piano e campana. Sì, piano, sotto a Pontremoli. A Pontremoli. Li chiamano sottano e soprano. Allora, Pontremoli dista da qua quanto? 18 km. Viva l'Italia! Viva l'Italia perché paesini paradossalmente vicini chiamano lo stesso arnese, lo stesso strumento di cottura in maniera differente. Ma l'agnello è più buono qui o più buono a Pontremoli? Se mangi il nostro qua. Non avevo dubbi! Se avessi risposto così! Amici di Pontremoli, la prossima volta veniamo pure a Pontremoli, mangiamo pure il vostro. Nel frattempo è arrivata la torta d'erbi, fatta con le erbette. Si cucina anche questa nei testi. Sì. E tu ne hai preparato uno lì, bello caldo. Allora, fra, facciamo posizionare sta torta. Vuoi farla scendere? Anche lì? Vai. Oh, che bello, vai. Te bruciare. Aspetta al testo. Per testo. Olè. E adesso coperchio? Coperchio. Okay.
E ora ragazzi, con i tempi di cottura ormai io immagino tu vai in autonomia. Tu oramai c'hai, ok, c'hai il timer interno. Vediamo se sono bravo. Devo tirare su. Gira su. Sì? Così. Lo metto dove c'è la brace, giusto? Beh sì. Pesa, pesa. Bello. Madonna ragazzi, che meraviglia. Cottura lenta. La brace che accarezza. Mamma mia. Spesso io dico ragazzi, il fuoco brucia e la brace colei che cucina, e in questo caso ne stiamo avendo la prova. Solo brace sotto per non far alzare la temperatura, e il fuoco serve fondamentalmente per fare la brace bruciare la legna e arrivare al punto giusto. Meraviglioso. Dici che è secco? No, secco no, però no. Insaporiamo un po' le patate. Ok. Ci mettiamo pure l'olio? Sì. E poi ci aggiungiamo un goccino d'olio di mio fratello. Così vai, ce la fai? Sì. Sì, ce la dovrei fare. Vado. Vai sulle patate, eh? Vado sulla patata? Sì. Io ho una precisione, andare sulla patata, Cinzia, e tu non l'hai detto. L'ho detta grossa, lo so. No, no, l'hai detta giusta, no grossa. Ecco. Sul cetriolo sto meno ferrato, ma no, sua... però vedo ma sulla patata ci insegna, vedo che te la cavi sulla patata per festival dei doppi sensi, va, può bene. Anche concludersi qua. Attento. Oh, wow, che è andato tutto. Ci sta, mi piace, è imbrunita, mi piace. Certo. E poi l'agnello. E poi l'agnello, vai con l'agnello. Allora direi che ci siamo pure per l'agnello, ma sono tre ore che sta là, quant'è che sta là? No, quante, a che ore sono? Io ho perso. Sono le 10, so? Che miseria! Sono le 10 e 10. Così tanto? Siamo arrivati noi e abbiamo chiacchierato. Ah, ecco. 2 ore e 40. Sì, ma non sta più cuocendo comunque. Non sta più cuocendo. Purpisce, come dice Angelo, purpisce. Tradotto? Frigge, sfrigola. Purpisce, tradotto, quindi avete capito, insomma, ok? Si fa, si fa. Cioè, non sta da rap, sì. Chiede troppe spiegazioni. Esatto, da dialetto. Purpisce, purpisce. Purpisce, ragazzi. Ma lo senti? Morbido, è senti morbido. Un po'. È morbiduccio, sì. Sì, che morbiduccio. Che amici di Brace Mancora, io ci sono venuto da Roma, mi sono fatto 5 ore e mezzo di macchine per assaggiare sto agnello. E Francesca è curiosa tanto quanto me, sì. Non lo dà a vedere, ma è curiosa. C'hai bisogno di una mano? Senti, adesso è la boragine. Questa è la boragine. È lei che dà questo profumo. Senti che profumino intenso. La boragine è pazzesca. Sì. Pazzesca. La boragine è pazzesca. Dovunque la metti ti rende il piatto fantastico. Ah, sì. Bella la boragine, bello il testo, però, bella la brace, bella la sara. Ah, io sono venuto qua per l'agnello. La boragine va a bagnate voi due. Posso? Io continuo a ribadire che per essere un agnello è un profumo delicato. Ma anche sì, adesso sì, che mi hai tolto la boragine da sotto sto le narici. Che spettacolo, ragazzi. Mettemosi subito d'accordo, ve lo dico a voi due. Il pezzo più grosso è il mio, ok? Perché? E perché sì? Perché sì? Ma lei dice che sì, lei dice che sì. Democrazia. No, se no dopo metto nel video, va bene? Ok, c'è cancelli. E voilà! Ma ci siete Marco Stretto, così? E ho visto! Sono sicuro, un carino! Non so se marchi! Ma vedi! Se marchi meo l'agnello, Ma te e l'agnello, tutti e due. Cioè l'agnello è buono, tu sei interessante. Grazie. Mi piace. Grazie molto. Oh, guarda, c'ha la credenza di mia nonna. Vieni a vedere. Cioè tu l'hai ingentilita, si vede che c'è il tocco femminile. Questa è la maniglia della uguale a quella c'ha la mia nonna. Devo sostituire. Lo sai, ce l'ho al mare, l'ho restaurata. Ragazzi, se avete credenze del genere, vi prego, non le buttate, non le buttate, che è un peccato mortale. Soprattutto queste, vendetele, restauratele, ma non le buttate, ragazzi, regalatele a qualcuno che apprezza queste cose. Io quando le vedo mi emoziono, tipo quello là, cioè non lui Renato, Renato mi emoziono, però quella pure là, guarda la radio lassù. Noi ci siamo già apparecchiati, ma tocca girare la torta, sì, giusto? Esatto. Faccio vedere il mestiere. Tieni. Voilà. Che tecnica. Dai, Cinzia. Dai. Vai. La porzione qui è tipo... Com'è la porzione? Lunigiana? Tipo Far West. Tipo film de sì, Bud Spencer? Sì, sì. Ottimo. Non c'è la porzione quella, sai? Quella gourmet? Sì. Ma noi non la volevamo la porzione gourmet. Okay, io cerco di salvare tutto quello che posso, ragazzi. Ah, beh, sì, ma nel senso, ora
magari loro che sanno cosa fanno. No, nel senso, vabbè, mi spiegate voi. Quello voglio io, questo qua. Abbiamo fatto 450 e passa chilometri per venire ad assaggiare l'agnello di Zeri, di cui domani parleremo in mattinata in maniera più approfondita, di cui domani andremo a vedere dove pascolano. Adesso è cena e ce lo mangiamo. Molto bene. Madonna santa. Questo è il tipico sapore dell'agnello di Zeri? Questo è l'agnello di Zeri. Questo è l'agnello di Zeri? Solo questo è l'agnello di Zeri, non c'è altro. Signori, di agnelli ne avrò mangiati. Questo ha un sapore delicato, raffinato, non ha quel selvaggio dell'agnello come siamo abituati noi, nonostante questo sia un agnello che vive allo stato semibrado. Sì. Mortacci quanto è buono e dobbiamo salvare questo sapore. Com'è? Divino. Tanta roba. Divino. Tanta roba. Signori, l'agnello di Zeri è qualcosa di strepitoso. Amico mio, sei valso 5 ore e mezza di viaggio, praticamente un acquazzone mostruoso che ci ha fracicato, sei valso un pieno di benzina, sei valso questi giorni qui in questa terra meravigliosa. Amici di Bracimi Ancora, benvenuti a un nuovo tutorial, teoria e tecnica della scarpetta. No. Si prende il pane che deve necessariamente essere mollicoso, è mollicoso questo? È sì. Mollicoso, si spezza, si mette tra il pollice, l'indice e il medio e notate il movimento di polso, si inclina la padella e poi si fa questo movimento a 120 gradi, no più che 120, direi un 180 gradi, si sale su, si pia tutta la sugna, ci si mette pure l'erbetta, si va su, si va su, si va su, si va su, si va su e si schiaffa in bocca. Mortacci quanto è buono. Amici di Bracimi Ancora, questo agnello di Zeri ha sconvolto tutte le mie convenzioni sull'ovino. Abbiamo aperto un nuovo capitolo. Siamo di fronte ad un prodotto unico che nasce in una terra unica e che questa signora Cinzia porta avanti, alleva in maniera unica. Stasera ceniamo, domani mattina affrontiamo il discorso con Cinzia perché ragazzi c'è davvero tanto da raccontare e io sono sconvolto e mi mangio l'ultimo pezzetto di agnello. A Cinzia, ma non è che veresti a Roma ogni tanto? Buongiorno ragazzi, nuovo giorno, fa freschetto, cielo coperto, ma manco troppo, mo si apre. Comunque oggi andiamo a conoscere da vicino gli agnelli di Cinzia. Vi ho detto che andavamo a conoscere gli agnelli, ma prima andiamo a prendere il latte della capra per fare colazione. Ciao signore caprette, come state? La capretta che stai mungendo come si chiama? Non ce l'ha un nome. Ah, non ce l'ha un nome? La capretta mi assicura che il suo latte è fresco, sì. Io mi sono già stressata, mi so. Dice bella lei, grazie cara, grazie. E assaggiamo il latte della capretta, va. L'ho solo filtrato, Ah Cinzia, mi hai convinto? È fresco e tiepido. Tiepido. Ma che fai la degustazione pure al latte? Hanno certo, sicuro il latte. Si deve smontare tutto. E manna giù. Buonissimo, ma è delicato. Odore alla capretta. Oh ragazzi, adesso ci siamo organizzati per fare una veloce chiacchierata intervista a Cinzia. Dura 3-4 minuti, non dura tanto, ma dice delle cose fighissime, molto interessanti. Non vi azzardate a skipparla. Chi la skippa è un vegano, sia chiaro. Ieri sera sì. Hai fatto mangiare un agnello strepitoso. L'agnello Zerasco, sì, giusto? L'agnello di Zeri. E sto agnello cresce solo qua? Cresce bene solo qua perché questo è il suo territorio, quello che praticamente l'ha salvato con un'alimentazione straordinaria, con un pascolo che ha saputo curare questo animale. Quello che oggi ci preoccupa di più è la pressante presenza del predatore. Del lupo? Sì. È lui. Su un animale che vive allo stato semibrado come il nostro, che non facciamo più lo stato brado ma il semibrado, è comunque un problema il predatore perché abbiamo dovuto mettere nell'allevamento tanti cani da guardiania. Questo comunque provoca degli attriti anche col vicinato, con gli altri animali,
con chi magari vuol sul territorio cercare i funghi, passeggiare, andare in bicicletta. Se tu vuoi far crescere l'agnello di Zeri, devi necessariamente avere un sacco di cani da guardia e allevarlo in questo modo. Sì. Però è faticoso e dispendioso. Sì. Allora chi te lo fa fa? In un mondo dove tutto funziona poi in una certa maniera, dove i soldi comunque la fanno da padrone, sì, dove sembra quasi che il male sia la cosa più facile da fare, volevo fare qualcosa di buono. Okay. E per me allevare la pecora zerasca è qualcosa di buono. Mi piace. Tu ti definiresti come? Un pastore, un'allevatrice? Come un restauratore di questa realtà. Cinzia Angiolini sotto restauratore di questa realtà. La realtà è l'agnello di Zeri, sì, con tutto quello che si porta, sì, appresso. Ma hai detto che tu c'hai pure un'altra difficoltà, mi dicevi, sì, prima a telecamera spente, che è portare sto agnello fuori da questi 70 km quadrati. Cioè io, sì, se voglio mangiare l'agnello di Zeri devo... Non lo voglio più fare. Tu non lo vuoi più fare, ma perché? Che succede? Da circa 20 anni stiamo lavorando come consorzio per migliorare quelle che erano a nostro avviso tutte le difficoltà legate a una filiera che, okay, è traballante ed è rimasta traballante. È rimasta traballante perché io devo raccogliere in vallata, su due vallate per non dire tre, gli agnelli con un trasporto del vivo, se, okay, voglio andare a macellare. Okay. Sì. Altra cosa, non spedisci più in giro per l'Italia perché, no, ci sei rimasta male un paio molto, di volte. Molto. Perché che è successo? Gli agnelli sono arrivati guasti. Cioè, la carne tu, è arrivata... Tu molli l'agnello al distributore, no? Al corriere che mi auguro sappia fare il suo lavoro. Poi, okay, però abbiamo scoperto che questi corrieri molte volte passano queste carni ad altri padroncini, ad altri corrieri, e la catena del freddo secondo me non è stata rispettata. E il risultato è che arriva al ristorante e che ti sei sentita di? Che l'agnello era guasto, che l'agnello era praticamente inadoperabile, e mi è rimasto un po' impresso in mente anche l'agnello che avevo macellato per mandare a quel ristorante, quindi l'ho macellato per niente. Allora, non è il top per quanto riguarda la carne, nel senso di peso, non è il top per quanto riguarda il latte, nel senso di produzione. È una triplice attitudine, diciamo che non sono... Non è il top per la lana. Sì, no, è 33, 33, 33. Sì. Questo però nella modernità attuale, dove devi essere specifico, verticale, è un limite. Certo. Cioè, questi agnelli alla fine non sono i Safford che hanno una capacità anche di mettere su massa. I Safford sono quelli tipici texani, esatto, sono quelli che hanno una massa comunque corporea che arriva anche che in poco tempo. Fanno tanta ciccia. Esatto, in poco tempo li porti a pesare, ma anche la stessa bergamasca che è italiana. Sì, no? Sì, sì, sì. Sono fatti diversi. È la qualità che però fa la differenza su quella carne lì. Non avevo dubbi che avevi una domanda emozionale. Vai, Fra. Il tuo punto d'arrivo, il tuo sogno. Quando è che tu potrai dire finalmente ho restaurato questa realtà? Mi piacerebbe vedere tornare a vivere questi paesi. Ed è un po' il concetto che mi fa pensare che portare le persone qua a mangiare, comunque io riempio degli spazi, no? Che oggi invece sono vuoti. Vorrei riportare la vita vorrei qui. Riportare la cioè vita questo... qua. Perché secondo me è una grande opportunità questo territorio qua. Io qua mi ci sono salvata. Perché solo io? Perché anche altre persone non possono godere di quello che vedo io? Amici di Brogio, ancora voi sarete d'accordo? Cinzia è oggettivamente una gran fica, nel senso che fa una cosa super figa, vuole riportare la gente qua. Adesso lo si può fare perché tu organizzi dei piccoli eventi qui, sì, c'hai pure Instagram, c'hai, sì, che dovrai smanettare. Se volete, ragazzi, venire a mangiare l'agnello di Zeri qua, se volete mangiare la cucina ligure, se volete mangiare la sua torta Derby, la derbetta che è strepitosa, seguitela su Instagram, contattatela. Cinzia sta qua e da quanto ho capito non te muovi, no, ok, più facile posso, che torniamo qui, c'hai le pecore da seguire, ok, tanta roba. Ragazzi, ora andiamo a conoscere le pecore, sì, va bene, sì, grazie. Sì. Le pecore, ecco, andiamo, là, le dai, pecore zerasche, sì, dico, sì, bene, sì, sì, zerasche. Allora, che famoci? Ce ne presenti qualcuna? Apprezziamo, faccio venire qua. Allora. La pecora zerasca, eccola qui. Una tipologia, questa è una tipologia, certo. Questa ha gli occhiali, è, sì, la cocchina. Questa è la sterina, una pecora, okay, che è marrone, con la lana marrone. Sono loro, sì, sono. Sì, dietro. Belle. Ne ho tante macchiate io. Sì, sì, sì. Anche se prevalentemente la pecora zerasca, okay, è bianca. Ciao, bella. Con, ciao, corna o senza corna, le mie sono quasi tutte. Quindi questa è una pecora... Allora, questa è la famosa pecora zerasca che non eccelle in nessuna, diciamo, categoria, ma che ha una carne buona e che fa il suo lavoro, sì, e che qui cresce in condizioni uniche, sì, sono loro, sì, la carne che ho mangiato ieri appartiene a loro, sì,
che è tanta tanta roba. E amici di Braciami Ancora, allora, se qualcuno di voi si intende di ovini, di pecore e di capre, ci dica la sua su questa razza, ok? su quello che abbiamo detto fino adesso. E se magari conoscete queste pecore, questa razza, a me faceva estremo piacere presentarvi la storia di Cinzia e assaggiare queste carni, assaggiare le carni cotte nei testi, che diciamo, è un'usanza tipica della Lunigiana, fanno una cosa simile in Croazia, fanno, non uguale ma simile. Tu te emozioni, io ho letto nei tuoi occhi, Cinzia, tanta emozione in questi giorni, quando ci raccontavi la tua storia. Sì, è quello sì. Che sono, è quello che sono. Di portare avanti. Okay. Quello che sono. Tra l'altro, amici di Braciami Ancora, queste pecore mi stanno simpatiche perché non mi hanno riconosciuto e quando mi hanno visto non sono scappate, perché di solito quando io arrivo vicino a un gregge scappano tutte, queste invece si sono avvicinate, ma complice c'eri anche te che ci hai aiutato. Ragazzi, questo video termina qua, felice di avervi raccontato una nuova storia, ovviamente ricca di sapore, di gusto e di tradizioni, è una storia 100% italiana. Credo di avervi detto tutto, spero che il video vi sia piaciuto, nei commenti lasciatemi il vostro feedback, un abbraccio e che la brace sia con voi, ciao!